Quindi ora l'intervento di Simone Masi, al quale va ovviamente il merito per questa iniziativa, il titolo dell'intervento è Sanità pubblica e strumenti partecipativi, come temperare la governance centrata delle aziende sanitarie, strumenti per la gestione partecipata di un sistema sanitario bene comune. Quindi toccherà, immagino, i tre principali aspetti della partecipazione che passano ovviamente dalla partecipazione dei cittadini, se pensiamo alle consulte, no? Quindi partecipazione degli enti locali e infine partecipazione del personale sanitario. Lascio la parola a Simone. Simone, il tempo così ti... No, 10 minuti, ci devo rimanere. Ok, 10 minuti, no, così ti do anch'io, se vuoi, un po' il... Perfetto. Spero di riuscire ad autoregolarmi. Okay. No, appunto, abbiamo visto dall'inizio, dalla prima relazione, la seconda di Pierluigi, come la governance in Italia delle aziende sanitarie locali sia ovviamente accentratissima, ma accentrata come non succede in nessun altro paese d'Europa, almeno da quanto ci raccontava Carlo. Allora io mi sono concentrato sulle possibilità che abbiamo con le norme attuali, ovviamente parliamo di riforma regionale, di azione sul sistema sanitario regionale, di quelli che già abbiamo per poter temperare questa governance accentrata, che in realtà in alcuni campi è assolutamente, cioè è sempre esagerata, ma in alcuni campi addirittura fa dei danni incredibili, perché alcuni settori della sanità più legati ad esempio al sociale, quindi più integrati con l'integrazione sociosanitaria, sono impossibili da gestire solamente con un approccio autoreferenziale e aziendale. Quindi io mi sono concentrato su tre possibilità, tre possibilità di temperamento di questo accentramento. Due vedremo che abbiamo gli strumenti per potenziarli, il terzo è più difficile. Quindi il primo, qui abbiamo, diciamo, fatto una slide per far vedere come in realtà ci sia una totale separazione, no, fra le aziende sanitarie locali, che appunto forniscono servizi o con strutture convenzionate o direttamente, e i cittadini, diciamo, ridotti al ruolo di utenti silenziosi che subiscono, che non hanno alcuna possibilità di dire la loro, anche di esprimere valutazioni, di monitorare, di avere sedi in cui, almeno al momento, sedi appropriate per poter partecipare, controllare, monitorare e proporre. Per chi non l'avesse capito, semplifico: giunta regionale, direttore generale, quindi presidente della regione, giunta regionale, nomina il direttore generale, il quale nomina a cascata direttore amministrativo e direttore sanitario, quindi emanazione di un'unica volontà politica iniziale. Gli unici strumenti che si hanno, quindi l'ASL sostanzialmente è isolata dal contesto in cui opera, l'ho rappresentato come un castello appunto per far vedere questo isolamento. I cittadini, gli enti locali, gli operatori sanitari sono i soggetti che potrebbero entrare nel castello, potrebbero dire la loro, dovrebbero dire la loro, se no le cose semplicemente non funzionano. Non è un discorso di equità, di giustizia, è un discorso proprio anche di efficacia dell'azione. I cittadini hanno dalla parte loro le consulte, avrebbero le consulte che esistono, adesso andiamo a vederle. Gli enti locali, agli enti locali è stato riservato l'organo delle conferenze locali, sociali e sanitarie. Gli operatori sanitari vedremo che hanno solamente al momento un organo elettivo, che è il Consiglio dei Sanitari. Partiamo appunto con gli enti locali. Quando fu fatta la legge, la riforma appunto del 92, fu proprio perché veniva sottratto potere di gestione agli enti locali, gli fu però affidato un compito di controllo e di programmazione
dentro la ASL, proprio per temperare, cioè la legge del 1592 prevedeva dei meccanismi e prevedeva l'istituzione di queste conferenze locali sociali e sanitarie, che hanno, diciamo, che all'interno delle competenze dei comuni, adesso non le sto qua a ripetere, hanno sostanzialmente, poi diciamo, questa legge è stata ripresa nella nostra regione con una legge regionale 18 del 94 e quindi queste conferenze locali sono pienamente inserite nel sistema normativo regionale, sono composti dai sindaci dei comuni, compresi appunto nell'ASL di appartenenza, per Roma o anche per i comuni che vengano amministrati in circoscrizioni, invece sono i municipi che siedono in queste conferenze locali, hanno sede presso l'ASL, quindi sono un organo dell'ASL. I presidenti di questi organi sono o il sindaco del comune più popoloso dell'ASL, o invece nel caso dei comuni metropolitani, diciamo di Roma, nel Lazio, è il sindaco della città che delega la propria funzione a un delegato. Hanno compiti importantissimi, perché definiscono nell'ambito della programmazione regionale le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività dell'azienda, esaminano il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio di esercizio dell'azienda, quindi dei controlli contabili anche, oltre che gestionali, verificano l'andamento generale dell'attività, quindi se l'azione dell'ASL è efficace o meno, dove? Nel territorio che ricade, no, nella competenza di quella conferenza locale, e poi trasmettono le proprie valutazioni, i propri suggerimenti al direttore generale e alla giunta, quindi direttamente sia all'ASL di cui fanno parte, ma anche in regione direttamente, che devono dare entro 30 giorni una risposta motivata. Ora, dicevamo che non sono mai state utilizzate in realtà nel Lazio, in altre regioni evidentemente hanno avuto un loro ruolo, ma nel Lazio non sono mai state utilizzate proprio perché sicuramente c'era una convergenza, no, di interessi fra chi gestiva gli enti locali e chi gestiva la regione, la sanità regionale. Quindi per far vedere, ecco, la composizione, questa è la composizione tipo a Roma, e ovviamente c'è, cioè, il delegato del sindaco, qua abbiamo Andrea Balbi che è il delegato del sindaco, è un membro del tavolo che è delegato dell'ASL Roma 2, Altibrandi non la vedo, comunque diciamo i tre delegati del sindaco sono tutti e tre membri del nostro tavolo, e poi sono contornati da tutti dai delegati dei singoli municipi. E invece nelle ASL ex fuori Roma, come vedete, c'è il delegato del sindaco del comune più popoloso con 5 sindaci che vengono eletti per creare il comitato di rappresentanza, quindi per avere un organo snello che possa lavorare, che possa assolvere a questi compiti che sono importantissimi, come ripeto, che sono sanciti ma non sono mai stati esercitati. Che è successo? Spesso privi di regolamento, privi di reale e continuo coordinamento interno, cioè dovrebbero costituire una rete permanente di monitoraggio e proposta su esigenze e programmazione dell'ASL, ma questo non lo fanno. Spesso ho visto, almeno in verbali di conferenze del Lazio, esauriscono il proprio compito portando rivendicazioni in regione su carenza di fondi disponibili per i servizi sociali, cioè in genere non entrano nel merito della politica sanitaria, ma chiedono maggiori fondi in regione per le politiche sociali che sono appunto gestite direttamente dagli enti locali. E poi i componenti, sindaci o loro delegati, non hanno alcuna preparazione o competenza specifica in genere, e laddove la hanno non vengono assolutamente supportati dal comune, quindi non hanno né strumenti né capacità per esercitare l'importantissimo ruolo che dovrebbero compiere. La proposta qual è? Istituzione di regolamenti con verbali trasparenti e pubblicati, quindi un lavoro continuo e organizzato di questi organi, avere uno spazio informativo e contatti riconoscibili ed evidenti nel portale dell'ASL, che siano dotati di una segreteria che possa ovviamente coadiuvare, no, il presidente nella funzione di coordinamento della conferenza,
E poi ovviamente a livello economico, se nei comuni più piccoli sarebbe fondamentale istituire permessi, rimborsi spese e comunque prevedere, diciamo, delle agevolazioni per chi fa parte di questi organi, in un comune come Roma ci siamo resi conto che servirebbero risorse, cioè probabilmente, anzi sicuramente, per assolvere questo compito in maniera adeguata ci vorrebbe una retribuzione, senza ombra di dubbio, che abbiamo ipotizzato possa essere presa dagli enti locali, cioè erogata dagli enti locali in base all'articolo 90 del TUEL, cioè come uffici componenti di uffici di supporto agli organi di direzione politica. In caso contrario questi organi non possono funzionare, cioè lo vediamo tutti i giorni, abbiamo contatto appunto con, abbiamo i nostri amici, no? I nostri componenti del tavolo che non riescono a esercitare questa funzione perché ovviamente impegnati nel proprio lavoro innanzitutto e poi non hanno alcun riconoscimento. E poi la cosa importante, a livello regionale, sfruttando le competenze che alla regione vengono affidate dalla riforma del titolo quinto della Costituzione, utilizzare queste conferenze locali, i presidenti delle conferenze locali, e dargli delle prerogative che al momento non hanno all'interno degli atti aziendali per farle entrare nelle stanze dei bottoni, diciamo. Cioè, parliamo del collegio di direzione, ad esempio, in cui al momento non sono inseriti. Bisogna trovare il modo con una normativa regionale di farli entrare, perché è l'unico elemento, vedremo, adesso vediamo le successive slide, dialettico e di bilanciamento di poteri che può esistere. Lo strumento invece numero due è quello delle consulte, è uno strumento di, diciamo, di partecipazione diretta da parte dei cittadini. Che cosa dovrebbero fare le consulte? Elaborare proposte e contributi nello specifico campo d'azione, promuovono iniziative, progetti, indagini e valutano soprattutto la qualità dei servizi dal punto di vista dell'utente. Ovviamente sono previste solamente in alcune specifiche, per alcune specificità molto legate all'integrazione sociosanitaria, cioè esiste nello statuto della Regione Lazio esiste la possibilità di istituirne con legge regionale, e la più importante è la consulta per la salute mentale, di cui oggi abbiamo fra i partecipanti all'Unione Daniela Pezzi, appunto, che è il presidente presidentessa della consulta regionale, ma altre se ne potrebbero creare, sempre con legge regionale. Sorvolo sui dati della consulta regionale sulla salute mentale solamente per dire che sempre Daniela Pezzi lamenta di non avere strumenti adeguati per poter esercitare il proprio incarico. Questo è una cosa, quindi esistono anche qui gli strumenti normativi, ma non vengono date gli strumenti perché vengono poi utilizzati realmente, perché evidentemente vanno a inserirsi, vanno a disturbare, no? l'autoreferenzialità della conduzione delle ASL. Ovviamente ce ne stanno tantissime altre di consulte, e adesso salto, vado avanti ai problemi. Quindi problema numero uno è che nascono come mera concessione da parte di enti che scelgono di dotarsene e non in base a norme istitutive. Quindi assistiamo a un proliferare di consulte municipali, comunali, cittadine, ma così sempre per emanazione della giunta municipale, comunale, che in quel momento, no, decide di istituirle, ma non c'è una normativa, non vengono istituite per una normativa regionale, tranne appunto quella sulla salute mentale regionale. Hanno solo funzioni consultive, nessun potere reale, che resta saldamente in mano ai direttori generali. Spesso sono addirittura prive di regolamenti, i verbali non si riescono a leggere, non hanno un portale, uno spazio di visibilità sul web, e quindi anche le discussioni che avvengono non sono trasparenti, sono opache. Poi la cosa grave è che sono preda di conflitti di interesse, quindi spesso, quindi non in condizione di esercitare pienamente il proprio potere di critica.
Spesso infatti i suoi componenti rappresentano utenti dei servizi e quindi non liberi di criticare, perché ricattabili ovviamente. E poi, come dicevo prima, la loro caotica proliferazione in ambito municipale, secondo me, è indice dello scollamento totale che c'è fra sociale e sanitario. Cioè non si spiegano questa marea di consulte municipali, comunali, spesso le cui competenze si sovrappongono a quelle dipartimentali delle ASL, se non per una totale mancanza di dialogo, no? fra i due aspetti, quello del gestito dall'ASL e quello gestito dagli enti locali. Quindi scollamento sociosanitario invece che integrazione sociosanitaria. Proposte: disciplinare la presenza di conflitti di interesse almeno per associazioni che forniscono servizi e per le società professionali che siedono in queste consulte, trasformarle in vere casse di risonanza di tutti gli organi, associazioni, enti che sono interessati ai temi sanitari e non devono rappresentare solo le ragioni di chi vi siede. Quindi quelle poche associazioni, no? Devono avere una funzione di cassa di risonanza, devono poter portare la voce dei cittadini in quella sede, perché quella è la sede adatta. Quindi devono essere in grado di raccogliere opinioni, esprimere e comunicare in modo efficace e con strumenti adeguati, raccogliendo le esigenze, le segnalazioni anche dei cittadini, dei pazienti. Chi le presiede deve essere dotato di strumenti adeguati per assolvere la propria funzione, anche qui permessi, rimborsi spese. Non è possibile che un presidente debba assolvere a compiti così importanti e a lui deputati e non abbia poi la possibilità di esercitarli per altri impegni. Devono diventare organi sostanzialmente di garanzia e rappresentanza per i pazienti, anche, ipotizziamo, per altre specifiche patologie croniche o che necessitano di assistenza, in cui il rapporto fra il paziente e l'azienda è continuativo nel tempo. Anche qui sarebbe importante istituire delle consulte, come sarebbe importante istituirle per il volontariato, perché molti, i primi cittadini che partecipano attivamente al nostro sistema sanitario nazionale sono i volontari. Ad esempio l'AVO, di cui appunto ho avuto un colloquio pochi giorni fa con un esponente di questa associazione, diceva che loro hanno dei rapporti, diciamo, informali con le strutture ospedaliere con cui collaborano, però è evidente che avere un organo regionale che ne raccolga le istanze e ne faccia sentire la voce e coordini meglio il loro ruolo nell'ASL sarebbe molto importante. Le ultime slide, solo per l'ultima slide, invece è per parlare di una al momento impossibilità, se non cambiano le norme nazionali, impossibilità di far partecipare gli operatori sanitari alla gestione dei servizi sanitari in cui lavorano, dei loro servizi sanitari. Come dicevo, direttore generale, organo monocratico, collegio di direzione, se è importante, che concorre al governo e partecipa alla pianificazione, è composto da direttore sanitario, amministrativo, direttore di distretto, dipartimento, di presidi ospedalieri e responsabili di area, tutti nominati dal direttore generale, quindi organo autoreferenziale. Lì dentro ci andrebbe messa la presenza del presidente della conferenza, quantomeno, cioè unica voce che potrebbe portare un reale bilanciamento, no? Una voce che potrebbe farsi sentire e potrebbe non dare unanimità alle decisioni che vengono prese. L'altro organo di controllo è il collegio sindacale, di nomina ministeriale, che vigila, come diceva prima Pierluigi, solo sulla regolarità amministrativa e contabile, quindi non ha a che fare con il funzionamento, con i servizi, con l'organizzazione. L'unico organo di rappresentanza degli operatori sanitari è il Consiglio dei Sanitari, sostanzialmente, poi ci sono anche i comitati e il dipartimento, ma insomma, che dà consulenza tecnico-sanitaria al direttore sanitario, che appunto presiede questo organo, ed è l'unico eletto internamente da tutte le figure professionali sanitarie e aziendali, le varie categorie. Ma da quanto io, ho chiesto a tutti i medici, ma all'interno del tavolo, tutte le persone che conosco che lavorano nel servizio sanitario, questo organo non ha alcun tipo di
rilevanza, non ha nessuna rilevanza, non ha nessun potere, non ha nessun diritto di veto, rimane comunque ostaggio dei meccanismi di governance accentrata di cui abbiamo parlato finora. Per cui da questo punto di vista la normativa regionale dovrebbe anche qui vedere, dovremmo trovare se la normativa regionale è in grado di scardinare questo meccanismo, appunto, che negli altri due casi, consulte e conferenze locali sulla sanitaria, già esiste, mentre in questo campo è più critico per la partecipazione dei lavoratori, di chi lavora nei servizi pubblici. Il mio intervento è finito e niente, passo la parola al prossimo relatore.